alla ricerca di una vittoria per chiudere al meglio il campionato. Ultima partita casalinga per la Fiorini, Pesaro Rugby contro il Valpolicella e penultima partita di campionato. Un ben trovati a tutti i telespettatori di Rossini TV da Matteo Diotalevi. Partita ininfluente ai fini della classifica, ma sicuramente importante per onorare al meglio il campionato. Con me al commento tecnico Alberto Vincenzetti. Buongiorno a tutti e benvenuti. Squadre entrate in campo, dicevamo partita inutile ai fini della classifica perché proprio è arrivata ieri la notizia dalla federazione che alla fine di questa stagione nessuna squadra retrocederà in Serie B, quindi anche quell'ultimo posto che era importante da evitare per evitare i play-out alla fin fine non vorrà dire nulla. Valpolicella che in questo momento occupa l'ultimo posto in classifica e che quindi sarebbe arrivata a Pesaro col dente più che avvelenato per riuscire a trovare fondamentali punti salvezza, invece una salvezza che Pesaro, merito suo, aveva già conquistato sul campo, ne aveva avuto la certezza domenica scorsa, nonostante la sconfitta a Paese, sconfitta fra l'altro arrivata negli ultimi minuti dopo una partita gagliarda da parte dei giallorossi. Ecco, una Pesaro Rugby che ha detto la sua in questo campionato contro i Veneti che dovevano mettere in grande difficoltà i giallorossi, invece giallorossi che hanno recitato un ruolo da protagonisti. E intanto bellissima la percussione di Mariani, va avanti e va dentro Santi, Pesaro tira fuori la palla, fa un po' di fatica per il lavoro che fanno il rack e i giocatori veneti, alla fine arriva la palla tenuta dal Puzzo, ma una bella azione ficcante con due begli ingressi da parte di Mariani e Santi, e questo comunque lo spirito che oggi i tifosi giallorossi vogliono vedere in campo. Assolutamente, spirito combattivo e agguerrito, e questa è la mentalità giusta per affrontare una partita importante come quella contro il Valpolicella, che ora si appresta a battere una rimessa laterale da proprio metà campo. Primo calcio di punizione quindi in favore del Valpolicella. Pesaro che scende in campo con una formazione, possiamo dire, tipo rispetto a quella che è stata in questa stagione, con Azzolini estremo come ali De Angelis e Lara Ciarte, centri di giornata la coppia Paletta e Sacchetto, all'apertura Jobert, mediano di Mischia Boccarossa, in terza linea Mariani, Oretti e Tontini, poi in seconda Ruffini e Venturini, in prima linea Franco, Fusco e Dal Pozzo. Adesso vediamo che il Valpolicella porta bene a terra la touche, imposta il suo gioco, palla per l'estremo Simoni, un giocatore nel mirino della nazionale, più volte ha giocato in Under 20. Alla fin fine De Angelis recupera l'ovale e lo dispedisce in fallo laterale, quindi il Valpolicella riprenderà con una touche dentro la metà campo pesarese. Bel calcio profondo dell'estremo del Valpolicella Simoni, ha messo un po' in difficoltà De Angelis, adesso però Pesaro fa buona guardia vicino alla linea di touche. Buono il sostegno dei giocatori del Valpolicella, ripartono vicino alla rack. Adesso Pesaro deve fare buona guardia, lo fa con la linea dei tre quarti, Valpolicella che per ora non riesce ad avanzare, prova allora ad armare i propri tre quarti, stop a inseguire di Astolini mi pare, e alla fine comunque Pesaro riesce a guadagnare il primo calcio di punizione, se non sbaglio, perché non ha rotolato il placatore. Sì, il placatore non ha rotolato, perciò l'arbitro ha fischiato fallo a favore del Pesaro, che ha la possibilità di battere una rimessa laterale nella metà campo del Valpolicella. Touche proprio sulla metà campo, così segna il guardaline Caprini, l'altro guardaline di giornata è Gargamelli, invece l'arbitro di giornata arriva da Colleferro, il signor Taggi. Prima touche per Pesaro, vediamo se Fusco sarà altrettanto preciso rispetto a Lorenzoni del Valpolicella. Buono il lancio, bravo però il Valpolicella
a saltare sul primo blocco come Pesaro, tocca però in rimessa laterale, quindi sarà nuovamente Tusci in favore di giallorossi. Fusco a colloquio con Dal Posto, vediamo se sceglieranno di cambiare. Vanno sul secondo blocco, ma il lancio è storto, così decreta il signor Taggi, e quindi si riprende con la prima mischia di giornata. Complice sicuramente anche il vento, che sicuramente oggi sposterà un po' di palloni, soprattutto in touche e nei calci per conquistare territori e mettere pressione agli avversari. Sì, bellissima giornata al Tecnomul Rugby Park, però è altrettanto vero che effettivamente c'è un vento un po' fastidioso, da vedere quanto lo soffriranno i giocatori in campo. Intanto diversi giocatori, diversi tifosi provenienti anche dal Valpolicella, come probabilmente potete sentire di tanto in tanto in sottofondo. L'arbitro fa ripetere la mischia, ha richiamato un attimo le prime linee. All'introduzione per il Valpolicella Righetti. Abbiamo un Valpolicella che, nonostante sia sicuramente sollevato perché ha la certezza di poter giocare la Serie A anche il prossimo anno, è altrettanto vero che vuole provare a far sua la partita. Adesso il placcaggio di Paletta. Miete nuovamente vittime, in realtà non fa del male a nessuno per fortuna, ma costringe comunque il Valpolicella a perdere il pallone, mette grande pressione, alla fine commettono un in avanti e si riprende con la prima mischia di giornata pesarese. Sicuramente un placcaggio duro nel regolamento, che però fa sentire il peso e la carica che vorranno mettere Paletta e i suoi compagni in questa partita. Vai Valpo! Pesaro ci tiene molto a fare bene di fronte ai suoi tifosi. Adesso fatica la mischia pesarese a recuperare questo pallone, ed è il Valpolicella a conquistare la mischia. Davvero forte la spinta del Valpolicella. Pesaro ha tergiversato un po' troppo, forse doveva dar prima l'input Boccarossa a Mariani di tirar fuori quel pallone, tant'è, alla fine sono i primi 8 uomini della squadra veneta ad avere la miglia. Andiamo! Pesaro che oggi si presenta con una delle sue mischie forse più pesanti, visto che ha seconda linea Buffi, terza Moretti, Mariani e Tontini, ma evidentemente non è stato tanto il peso a fare la differenza, nonostante il mastodontico numero 5 sempre Bon in forza al Valpolicella, quanto l'ingaggio sicuramente tecnica e fisica da parte di lui. Ricordiamo che Pesaro, tra l'altro, all'andata ebbe la meglio proprio sul campo di gioco del Valpolicella, e siamo certi che oggi non sia sceso a Pesaro per fare una scampagnata, ma per riportare a casa quei punti che probabilmente gli sono andati di traverso nella gara di andata. Sì, gara che è andata male all'andata per il Valpolicella, che vorrà sicuramente rifarsi. Ora con una push si trasformano in una maul e cercano di andare per il bersaglio grosso, di entrare nei 22 avversari. Adesso Pesaro sta cercando di fermare la maul, alla fine il numero 9 la tira fuori, per fortuna di Pesaro, però commettono un in avanti e quindi si riprenderà con una mischia giallorossa. Sembrava ben impostata la maul del Valpolicella, poi Righetti ha comunque scelto di tirar fuori la palla nonostante fosse ancora avanzante. Buon per Pesaro, soprattutto l'ha tirata fuori
e non ha servito un grande pallone all'apertura Musso, e da qui ne è nato il secondo in avanti della partita. E quindi adesso vediamo come andrà la seconda mischia di marca pesarese. La prima non era stata molto fortunata. No, la prima non è stata fortunata un po' anche per esperienza della loro prima linea, che ha atteso quella frazione di secondo in più, che ha fatto sì che il nostro pallone potesse Pesaro questa volta riesce a portarla fuori, serve un sostegno veloce per Boccarossa. Pesaro comunque mantiene l'ovale non senza fatica, dovrà attuare degli accorgimenti Pesaro in mischia per provare a mettere in difficoltà questo Valpolicella. E adesso la pressione è tutta sui giallorossi. Jobert trova un calcio di liberazione poco oltre i 22 della propria metà campo, e quindi Valpolicella che rimane stabilmente nella metà campo pesarese. Sì, stabile nella metà campo dei giallorossi, il Valpolicella che vuole assolutamente mettere punti a referto, ma attualmente la difesa giallorossa di Pesaro sta cercando di tenere botta e di reggere il proprio baluardo. Adesso vedremo Lorenzoni all'ennesimo calcio in touche. Mariani incredibilmente che ruba una touche da in fondo e fa sì che Pesaro possa recuperare il pallone, e che Schubert calcia. E questo è quello che deve fare. Si vede quanto pesa il vento che l'ha respinto bene. Adesso è bravo De Angelis a provare a imblagare Farina, bravo lui poi a dar fuori il pallone. Adesso Pesaro deve fare buona guardia dietro con Astolini, riesce subito a prendere il pallone al volo e quindi prova ad andare a portare pressione con un calcetto in avanti, calcio che rimane in campo, ottimo calcio. E adesso la pressione è tutta sul Valpolicella. Pesaro può accelerare e provare a creare scompiglio. E Valpolicella sale bene con la propria linea difensiva. Jobert per Oretti, palla ancora saldamente nelle mani dei giallorossi. Pesaro che prova a fare a scontro vicino, lì vicino, buona la controrack, non riesce però il Valpolicella a conquistare l'ovale. Allora è Pesaro che prova a sondare il campo con il pilone Santino Franco. Pesaro riesce ancora ad avanzare, adesso è Astolini che cerca una touche in posizione favorevole, non esce il miglior calcio, palla che rimane in campo, ma anche la touche del Valpolicella, no, invece è buono il calcio del Valpolicella. Pesaro però batte velocemente, Jobert serve Boccarossa per Astolini, Astolini che prova ad andare oltre la linea del vantaggio, c'è la polizia di Pesaro puntuale, Oretti palla in mano, serve Santino Franco che va a scontrarsi con i diretti avversari. Pesaro deve mettere un po' più di ordine alla sua azione d'attacco. Adesso è Contini che va all'impatto, buono il suo ingresso. Boccarossa per Venturini, e la seconda linea di Pesaro che va dentro, buono il placcaggio su di lui. Adesso è Jobert a tentare un calcetto, non mette però in difficoltà il Valpolicella che anzi respinge Pesaro, però la palla esce direttamente, quindi la touche sarà all'interno della metà campo del Valpolicella. Ossigeno per entrambe le squadre. Sì, tanto ossigeno in questo momento, adesso servirà perché per rifiatare, per riprendere freschezza per il cervello, perché è stata un'azione continua, tanto, tanto gioco alla mano, veloce, e complice il vento alla fine ha influito sul calcio sbagliato per il Valpolicella, che dovrà far battere una rimessa laterale al Pesaro nella propria metà campo. Adesso qualche problema per Dal Pozzo che a terra, il pilone della Pesaro Rugby, problemi sembra muscolari per lui, segnala appunto questo dolore al preparatore atletico Jacopo Terenzi, un po' di ghiaccio e via che passa tutto, più sani che mai. Ecco Dal Pozzo riprendere confidenza col terreno di gioco. Vediamo adesso
questo nuovo lancio in touche per Pesaro, vediamo se andrà un po' meglio per i giallorossi. Lancio sul primo blocco, alla fine Pesaro riperde palla, diciamo le touche fin qui, fino a questo momento non sorridono alla Pesaro Rugby. Adesso un buon calcio da parte del centro Hendrix, del Hendrix. E purtroppo De Angelis non riesce nella presa al volo e quindi sarà una touche per i Veneti. Pesaro che oggi in panchina ha portato solo 2/3 quarti, forse memore della pesantezza della mischia del Valpolicella, e fra i 2/3 quarti c'è quel Luca Rossi, giocatore dell'Under 18, ma non solo, perché è stabilmente anche nella nazionale Under 18. Vedremo se riuscirà quindi a vedere il campo. Intanto Pesaro riesce a conquistare la seconda touche consecutiva con lancio del Valpolicella, buon per i giallorossi. E adesso ennesimo calcio in fallo laterale di Jobert. Sì, tanta imprecisione in queste rimesse laterali, sia da una parte che dall'altra, e fanno sì che poi l'equilibrio del gioco si sposti dall'altra parte e tiene ancora tutto in discussione il punteggio sullo 0-0. Punteggio sullo 0-0, al momento nessuna squadra ha fatto vedere di poter prevalere in maniera netta sull'altra. Adesso è il Valpolicella a portare la palla a terra e a impostare la sua mall che avanza. Vediamo se Righetti vorrà ancora l'ovale, sceglie ancora di tirar fuori l'ovale come prima. Adesso buona l'entrata di Hendrix. Valpolicella che continua a giocare vicino alla rack. Adesso provano a riorganizzarsi, va dentro con sempre Bon. C'è un fallo in favore del Valpolicella e Farina però a provare un calcetto a inseguire, e alla fine Pesaro riesce ad annullare la meta, ma si tornerà sul punto del vantaggio precedente. Sì, la difesa di Pesaro ha avuto un giocatore che ha cercato di rubare palla, ma non era sui suoi appoggi, e l'arbitro quindi ha dato il vantaggio, che non si è concretizzato, e quindi Valpolicella ancora al possesso dell'ovale. Davvero buona l'idea di Simoni. Bravo Pesaro in copertura, prima con Paletta e poi con De Angelis. Ora sarà una touche sui 5 metri in favore del Valpolicella, posizione decisamente pericolosa per Pesaro. Vediamo se il Valpolicella riuscirà a portare a terra questa touche o meno. Touche sul primo blocco, Pesaro non prova neanche a contrastare con la mall, provano ad andare dentro. Vediamo che cosa deciderà di fare il Valpolicella. Righetti dice ai suoi di continuare a spingere, in realtà sembra volere l'ovale. Vediamo che continuano a spingere lì vicino, e Valpolicella va a spiazzare la prima meta della partita. Meta voluta, cercata, in mall, l'hanno provata e riprovata i giocatori del Valpolicella, e sono riusciti mano a mano a puntellare, a scardinare poi la difesa giallorossa, che non è riuscita ad evitare la meta del Valpolicella. E alla fine si è visto quello che dicevamo da un po': se il Valpolicella continua ad avanzare con la mall, dai e dai, arriva in meta. Infatti non si sono fidati in questa occasione del numero 9 Righetti, che chiedeva l'ovale, hanno continuato a spingere e sono riusciti a schiacciare la palla oltre la linea di meta. Adesso trasformazione nei piedi di Simoni, dopodiché Pesaro dovrà subito cercare di rialzare la testa per trovare e cercare la parità.
Il vento dice la sua, non aiuta Simoni a centrare i pali, quindi punteggio sul 5-0 in favore del Valpolicella. Pesaro chiamato subito a rialzare la testa. Assolutamente, è il momento di far capire chi è il Pesaro al Valpolicella e quindi è il momento di alzare la testa e di andare a giocare il pallone ovale nella loro metà campo e di andare a portare a casa punti preziosi per la partita. Jobert al calcio di riavvio, palla alta. Vai Valpo! Forse c'era un in avanti del Valpolicella, l'arbitro non è dello stesso avviso e alla fine c'è un calcio di punizione in favore di Pesaro perché il giocatore placcato non ha lasciato la palla a terra. Vediamo che cosa sceglie di fare Pesaro. Probabilmente va per la touche e non per i pali. Evidentemente Jobert non si fida del forte vento che c'è in campo. Nonostante questo invece indovina una bella touche sui 10 metri, forse 15, e quindi adesso è Pesaro a portare pressione sul Valpolicella. Sì, giustamente Jobert non si fida, come detto da Matteo, del vento che ha fatto sì che il calcio di trasformazione della meta del Valpolicella non centrasse i pali e quindi è un fattore che conterà molto non solo ai fini dei calci ma anche proprio di mantenere la concentrazione. Buona la giocata del Pesaro che prova a sfondare con Santino Franco. Buonissima davvero la giocata, raccoglie di nuovo la palla, prova ad andare oltre la linea del vantaggio, provano a tenerlo su i giocatori del Valpolicella. Vediamo se va a terra, sì, palla a terra, Pesaro è ancora lì che prova a spingere. Vediamo che cosa deciderà di fare adesso, se giocare ancora vicino alla rack o meno. Sembra palla invece riconquistata dal Valpolicella, ma c'è un vantaggio per Pesaro. L'arbitro fischia un calcio di punizione, adesso vediamo che cosa decideranno di fare i giallorossi. La posizione è decisamente favorevole anche per un calcio piazzato, sembrano però voler giocare una veloce, vanno dentro, provano ad andare dentro con Santino Franco, il ball carrier per eccellenza di questa squadra, e adesso Pesaro che prova di nuovo un bel incrocio, ma nulla da fare, forse dovrà e potrebbe anche allargare il gioco, stanno faticando non poco lì vicino alla racca. Nell'autoscontro sta avendo la meglio il Valpolicella in questo momento. Adesso palla nelle mani di Ruffini. Pesaro fatica a guadagnare ulteriori metri lì vicino alla linea. Mancano 5 metri per il bottino grosso, però è altrettanto vero che Pesaro fatica e non poco a fare metri ad andare oltre la linea del vantaggio. Adesso ci prova Venturini, sono pochi chili a disposizione per mettere in difficoltà il giocatore del Valpolicella e alla fine sembra essere, ed è così, Paletta con una bella finta manda a canocchie, come si dice a Pesaro, tutti i giocatori del Valpolicella e riesce ad andare a schiacciare oltre la linea di meta. Sì, una bella meta cercata, voluta, con insistenza l'hanno tenuta i ragazzi di Paolo Panzieri e questo dovuto al fatto che la mischia con i suoi giocatori più pesanti, tra cui Santino e Fusco, hanno fissato la difesa vicino al punto d'incontro e poi Paletta ha cercato di aprire, ma con una finta ha ingannato tutta la difesa del Valpolicella mandandola a canocchi appunto e ha schiacciato la palla in area di meta. Sì, qui si è vista l'esperienza di Paletta che ha concretizzato l'ottimo lavoro fatto precedentemente dai suoi compagni, un altro lavoro che li ha spossati non poco, basta vedere Santino Franco inginocchiato ancora vicino a Jobert sul punto della trasformazione, adesso vediamo Jobert, una trasformazione che dire complessa e poco visto il vento che c'è all'interno. Tanto vento, ma il piede di Jobert non tradisce e quindi 7-5 per la Fiorini Pesaro Rugby. Sì, c'è da notare come Jobert sia stato molto scaltro a sfruttare un momentaneo calo di vento per calciare immediatamente il pallone e centrare i pali. Andiamo, Valpo! Vai, Valpo!
Colpo! 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 Vediamo adesso quella che sarà la reazione del Valpolicella, che si era portato in vantaggio per 5-0. Ora si trova sotto di 2 punti. Adesso Pesaro ci incischia e non poco per prendere questo pallone. Tontini aveva provato a portarsi sull'ovale, alla fine è riuscito a riconquistarlo. Alla fin fine però, ecco, si riprenderà con una touche per il Valpolicella. Il vento non ha favorito il calcio di Gioberti. No, d'altronde sta soffiando verso l'area di meta del Pesaro Rugby, e quindi calciare dalla propria area di meta per i ragazzi di Panzieri sarà molto complicato in questo primo tempo. E Valpolicella quindi cercherà di sfruttare ogni occasione buona per portarsi in vantaggio e sfruttare ogni occasione utile. Questa volta c'è un fallo di Pesaro, il Valpolicella prova a battere veloce, ma l'arbitro richiama tutti quanti. Vediamo che cosa sceglierà di fare ora, e sceglie con Hendrix di andare in rimessa laterale, trova una touche sui 10 metri, quindi ancora una situazione complessa per i giallorossi. Buonissima la presa di Tontini direttamente dalla touche senza neanche essere sollevato, e allora adesso è dal posto a provare a fare l'autoscontro, gli riesce piuttosto bene, e adesso Gioberta a trovare un bellissimo calcio, esce fuori, vediamo se il Valpolicella batte veloce, no, e bravo De Angelis ad arrivare subito sulla linea della touche e a costringere il Valpolicella a un ripensamento. Pesaro stavolta è riuscito a salire fino alla linea di 10 metri prossimi alla metà campo. Ottimo lavoro da parte dei ragazzi di Panzieri in rimessa laterale, perché sono riusciti a rubare una terza rimessa laterale battuta dal Valpolicella. Adesso il vento è davvero forte, infatti Venturini riesce a conquistare molto bravo questa touche. Adesso Oretti palla in mano, la mette a disposizione dei compagni, Pesaro può ripartire col pallone in mano dalla sua metà campo. Vediamo che cosa sceglierà di fare Gioberto, sì, e Pesaro che prova ad armare i suoi tre quarti. Azzolini che va oltre la linea del vantaggio e si rialza, continua a giocare, vediamo se riesce a mettere la palla a disposizione dei suoi compagni. È così Boccarossa adesso che arma Fusco per Santino, ancora oltre la linea del vantaggio, metri guadagnati per Pesaro, calcetto a seguire per Azzolini che trova così la Rezzarte, bravissimo lui a trovare il pallone, a tuffarsi meta per la seconda segnatura di giornata. Davvero gran bella meta di Pesaro, bella l'intuizione di Azzolini che arma così le gambe di la Rezzarte che arriva per primo sul pallone, si fa gioco di due avversari e si vola in meta. Molto molto bravo il reparto dei tre quarti di Pesaro che sfrutta un'inferiorità numerica, o meglio una salita difensiva molto affrettata, e con un calcetto riescono a scavalcarli. Azzolini riesce appunto a favorire l'inserimento di Larry Chart che corre verso il pali e schiaccia la palla in linea di meta, garantendo così altri punti in cassaforte per Pesaro. Se prima si era vista l'esperienza di Paletta, questa volta si è vista l'esperienza di Azzolini, soprattutto nella lettura del gioco, delizioso il suo grabber per l'Arrecciarte che ha sfruttato tutta la sua velocità ed è riuscita a raggiungere per primo il pallone, andando a segnare l'ennesima sua meta in stagione. Sappiamo essere un importante metaman, e quindi Pesaro, che complice anche il calcio di trasformazione di Gioberto, si porta sul 14-5.
Questa volta Tontini recupera l'ovale senza troppi problemi, prova ad andare oltre la linea del vantaggio, non un minimo guadagno territoriale per lui, fa fatica. Adesso fatica anche Franco, palla per Boccarossa, vediamo se armerà il suo piede con un calcio dalla base, probabilmente sarà così. E infatti calcio molto alto, vediamo, è bravissimo De Angelis questa volta a prenderlo al volo, i suoi compagni fanno buona guardia, buono sostegno, adesso è Pesaro che prova quindi nuovamente ad allargare il gioco, lo fa con Paletta, Gioberta di fianco alla Rezzarte, vediamo se riesce ancora ad armare le gambe, ci prova, vediamo se Pesaro riesce a mantenere il vantaggio, purtroppo non riesce, quindi sarà calcio di punizione per il Valpolicella. Questa è una cosa che si è vista anche nell'ultima partita, Pesaro si distende davvero benissimo sull'out dove è presente la Rezzarte, poi c'è sempre spesso qualche problema nel sostegno, un po' per la sua velocità, un po' appunto perché i compagni fanno fatica a tenere il passo. Adesso il Valpolicella quindi si riaffaccia nella metà campo pesarese con una touche. Questi sono falli che si possono sicuramente evitare, Panzieri ne fa uno dei suoi punti cardine durante i suoi allenamenti perché sono quei piccoli dettagli che fanno la differenza nelle partite punto a punto, specialmente quelle con Valpolicella che hanno favorito poi vittorie importanti in campionato come quella con Viadana in casa. Si tratta sempre di una questione di dettagli nel gioco del rugby. E vediamo ora se riuscirà Valpolicella a sfruttare questa occasione. Valpolicella che adesso porta avanti il pallone, vediamo se Pesaro riesce a tenerlo alto come chiede la panchina pesarese, e alla fine l'arbitro Daggi fischia proprio così, si riprenderà con una mischia in favore della Pesaro Rugby. Sì, pallone recuperato ottimamente dalla difesa dei Kiwi giallorossi che ora dovranno cercare di allontanare il più possibile il pallone dal proprio tre quarti campo e cercare di andare a esplorare il campo del Valpolicella per segnare altri punti. E ora water break, credo. Water break per le squadre, un modo per far rifiatare anche i giocatori perché nonostante il vento, comunque è una bella giornata soleggiata al Technopool Rugby Park. Fiorini che comunque ha alzato la testa dopo un avvio di primo tempo non esaltante. Ricordiamo, come dicevamo prima, sono state sospese le retrocessioni, quindi quest'altro anno ci sarà una Serie A a 40 squadre. Secondo il comunicato della Federal Rugby non è chiaro se, come si paventava inizio stagione, la Serie A attuale sarà divisa in una Serie A1 e una Serie A2. Se così fosse sarebbe un A1 nazionale e tre gironi di A2 a 10 squadre territoriali. Se di territorialità si può parlare, visto che Pesaro è sempre stata poi costretta, viste le altre squadre, viste le inesistenti squadre nelle vicinanze, ad andare sempre a giocare o nel girone sud o nel girone nord-est come quest'anno. Pesaro che comunque si è fatta valere anche nel girone veneto, quindi tanto di cappello a staff tecnico e squadra, col senno di poi forse se avesse preso coscienza prima delle sue potenzialità Pesaro forse avrebbe anche potuto fare qualcosa di più. Fatto sta che si è visto che a Pesaro non manca nulla per recitare un ruolo da protagonista in un campionato con squadre di un livello tecnico superiore come quelle venete rispetto a quelle del girone centro-sud. Adesso purtroppo un in avanti da parte di Tontini, ne era nata da una situazione di gioco rotto, una bella situazione di gioco per la Pesaro Rugby, poteva sembrare l'ennesimo contropiede, diciamo così, purtroppo non è riuscito nel passaggio Tontini e si riprende con una mischia in favore del Valpolicella. Vai,
introduzione di Righetti, Pesaro tiene in mischia, adesso Hendrix a suonare la carica al centro, forse c'era un placcaggio alto di pesaresi, l'arbitro non se ne avvede, Venturini che prova ad andare a caccia del pallone, ma è buona la pulizia del Vappolicella. Adesso provano a sfondare col pilone Baietta, non un gran vantaggio per i giocatori veneti, adesso è Musso a subire un doppio placcaggio, viene fermato, adesso il solito sempre Bon ad andare a contatto, Vappolicella che prova a dare continuità al suo gioco, questa volta prova ad allargare il gioco, arriva puntuale Sacchetto. Sacchetto che purtroppo rimane a terra, non vorrei che si fosse fatto male a una spalla, vedremo in seguito, no, si rialza e intanto Vappolicella che calza in touche, ma è un calcio decisamente sbagliato perché esce direttamente, quindi si riprenderà con una touche in favore di Pesaro praticamente da metà campo. Adesso tanti giocatori a terra, è stata un'azione piuttosto concitata, fatta di placcaggi duri, quindi qualche infortunio da un lato e dall'altro, sembra esserci già il primo cambio della partita, infatti entra Jawari, non abbiamo visto chi è uscito, esce Mariani, sembra. Sì, Mariani che già dopo 10 minuti, un quarto d'ora di partita dava i primi segni di sofferenza dovuti sicuramente a un contatto fisico molto duro in un impatto, in un placcaggio, in una portare su palla. E sicuramente quando ci sono tanti placcaggi così grossi, con giocatori così grossi, imponenti, il fisico se non regge possono essere tanti dolori per i giocatori. Anche perché ricordiamo Alberto Mariani è un giocatore da impatto, un ball carrier, quindi è un giocatore portato a subire tanti contatti e anche a portarli, perché comunque è un mastino anche in difesa, per lui una stagione molto buona, costellata purtroppo da tanti infortuni a livello fisico, quindi è sempre arrivato alle partite con un po' di difficoltà, con tanti acciacchi, si è sempre però, nonostante questo, ha sempre dato molto alla causa, non si è mai risparmiato e alla fine ha fatto vedere di essere un'ottima terza linea centro per questa categoria. Gli auguriamo il meglio anche per le prossime stagioni, detto che non si sa se anche il prossimo anno vestirà ancora i colori giallorossi. Adesso touche per Pesaro, lancio di Fusco sul primo blocco, la portano a terra i giocatori di Pesaro, palla per Ruffini, va oltre la linea del vantaggio, non lascia l'ovale e quindi calcio di punizione per il Vappolicella. Molto brava la difesa del Vappolicella a placare il sostegno del placatore, a mettere subito le mani sul pallone. Come sempre anche Panzieri si lamenta con i suoi giocatori che vanno a contatto ma non c'è l'immediato sostegno al portatore di palla e ciò che ne consegue è una palla guadagnata per il Vappolicella. Vappolicella che sceglie di andare per i pali con Simoni, talentuoso estremo del Vappolicella, d'altronde ha il vento a favore, la posizione è centrale, quindi direi ottima per un giocatore col suo piede, vediamo se riuscirà a centrare i pali. Questa volta Simoni non sbaglia il calcio, porta 3 punti al Vappolicella, Vappolicella quindi più vivo che mai, 14 per la Fiorini, Pesaro Rugby 8 per il Vappolicella che è la tallona, quindi a 6 punti di distanza. Pesaro non può deconcentrarsi, deve continuare a premere sull'acceleratore per mettere ancora punti in cascina per centrare la vittoria. Adesso buona la conquista da parte del Vappolicella, vediamo se Pesaro riesce a portare ulteriore pressione, prova una contro rack,
ma alla fine esce la palla per il Valpolicella, pallone che rimane in campo. Jawari che si fa superare dall'ovale, palla nei piedi di Jobert e adesso è lui a cercare una touche, la trova esattamente a metà campo e quindi si ripartirà da qui con lancio di marca veneta. Sì, i tifosi del Valpolicella che si sono rianimati dopo il calcio trasformato dal loro giocatore e ora cercheranno di ritornare sul piede avanzante nella metà campo pesarese. Buono il lancio sul primo blocco, Pesaro fa buona guardia, fatica a mettere a terra però il numero 9 del Valpolicella. Pesaro deve fare ancora buona guardia, provano a portarlo fuori e alla fine questa volta ci riescono e sarà touche in favore di Pesaro. Fusco al lancio, lancio sul secondo blocco, ma l'arbitro fischia lancio stop. Valpolicella che piuttosto che andare in rimessa laterale dove finora ha sofferto, andrà in mischia chiusa, ordinata, per tentare di mettere in difficoltà i kiwi giallorossi. Primo tempo agli sgoccioli, Pesaro non dovrebbe cercare di non farsi più farsi sorprendere da questa Valpolicella. Tiene molto bene la mischia del Valpolicella, adesso è il centro Hendrix a provare a sfondare, buono però il placcaggio di Pesaro con Jawari che va a caccia dell'ovale, poi i compagni predicano calma e tranquillità, quindi non gli chiedono di non fare scelte avventate, andranno in touche con Jobert. Sì, grande pallone conquistato dalla Pesaro Rugby con un arbitro che sicuramente ha un metro di giudizio molto rapido, si può dire, sui palloni tenuti e non rilasciati dai giocatori finiti a terra, e questo sicuramente influirà sia sui famosi grilli talpa, come si suol dire in gergo rugbistico, quindi sui giocatori che cercano di rubare il pallone sull'uomo a terra. E ora Pesaro che batterà una rimessa laterale di 10 metri dalla metà campo del Valpolicella. Speriamo che questa volta ci sia una touche sicura, perché Pesaro appunto si trova nella metà campo del Valpolicella e sarebbe importante riuscire a portarla a terra. Invece è touche più storta che mai, sicuramente un ruolo ce l'ha anche il vento, ma non può di certo bastare il vento per come scusante per una touche tanto storta, davvero un peccato per i giallorossi. Tanto sta che il Valpolicella giustamente sceglie l'ennesima mischia per riprendere il gioco. Sarà interessante vedere quali migliorie proverà ad apportare Pesaro nel secondo tempo in mischia. Ricordiamo che in panchina come prime linee a Doncor, Leva e Badone. Adesso l'arbitro fa ripetere la mischia. Palla fuori, non uscita perfettamente dal Valpolicella, anche Pesaro mette un po' in difficoltà la mischia chiusa
dei Veneti, adesso si riprende quindi con un calcio di allontanamento da parte di Simoni, questa volta Simone De Angelis riesce a prendere in maniera sicura l'ovale, va a contatto, c'è il sostegno dei compagni, Pesaro comunque mantiene il possesso e adesso Pesaro prova a far strada con Oretti che mette a disposizione di Boccarossa e Azzolini butta in fallo laterale l'ovale per la fine del primo tempo. Spazio alla pubblicità. Rieccoci al Tecnobull Rugby Park per la partita Fiorini-Pesaro Rugby Valpolicella. Fiorini-Pesaro che guida per 14-8 sul Valpolicella, ultima partita casalinga del campionato. Riprende così il secondo tempo, inizia così il secondo tempo della sfida. Pesaro che in questo intervallo ha cambiato pilone destro e pilone sinistro, sono entrati Doncor e Leva, sono usciti Franco e Dal Pozzo, partita di sacrificio per loro. Adesso è Pesaro che prova a riportarsi nella metà campo avversaria con Jobert che semina il panico tra i giocatori del Valpolicella. Purtroppo poi arriva un in avanti per Pesaro e quindi si riprenderà con una mischia per i Veneti a introduzione veneta. Interessante vedere come entrano in partita le nuove prime linee. Sì, interessante, visto comunque il duro lavoro e il grande lavoro svolto dai due piloni che sono usciti poc'anzi nelle fila pesaresi e ora si testeranno le tre prime linee completamente cambiate, anzi... No, le due prime linee, perché è rimasto Fusco come tallonatore. Vediamo l'introduzione del solito Righetti. Sembra buona la spinta di Pesaro, alla fine riesce a portare fuori la palla. Otto Fortunato e Valpolicella che prova a distendersi con i suoi tre quarti. Paletta che sembra in vantaggio sull'ovale, così è. Riesce a mettere la palla a disposizione dei compagni, sicuramente pallone per Jobert chiamato a liberare che finalmente ha il vento a favore. Trova una touche probabilmente... No, attorno ai 30 metri, quindi rispedisce indietro l'attacco del Valpolicella, però Pesaro che deve fare molta attenzione in difesa. Vediamo una sostituzione anche nel Valpolicella, al lancio c'è Gasparini, è uscito Lorenzoni, diversi cambi anche nel Valpolicella. Adesso Valpolicella che imposta la mole, Pesaro che non la contrasta e quindi è costretto a tirar fuori il pallone, alla fine entrare l'apertura a Musso e Pesaro fa buona guardia con la linea dei tre quarti. Adesso qualche metro di avanzamento per il Valpolicella, vanno a sbattere con Baietta. Pesaro che deve fare buona guardia sui pesanti giocatori di mischia del Valpolicella. Alla fine Pesaro riconquista l'ovale, ma c'era un vantaggio in favore dei Veneti, quindi vediamo che cosa sceglierà di fare il Valpolicella, se tanto mi dà tanto deciderà di andare in touche. Sì, cambi anche nelle fila del Valpolicella che prova a dare anche un po' una scossa a una rimessa laterale che nel primo tempo non ha dato i frutti che sperava e ora andranno a battere una rimessa laterale, ma prima il calcio di punizione. Adesso il vento non arride al Valpolicella e quindi la palla rimane in campo, la prende Azzolini, la rispedisce al mittente e quindi nuova touche per il Valpolicella nei pressi nella metà campo. Dai Valpo, dai! Testa! Gasparini al lancio, vediamo se soffriranno il vento come Pesaro nel primo tempo durante il lancio. Intanto indiavolato il tifo dei Veneti, touche decisamente storta e quindi
palla che torna nelle mani dei pesaresi, vediamo se Saratush o Mischia. Soprattutto c'è un cambio, quindi terzo cambio in prima linea per i giallorossi, esce Fusco, entra Badone. Sì, entra Badone, il tallonatore argentino proveniente da Tandil, e che vorrà assolutamente anche lui dare il suo contributo importante in fatto di esperienza e di chili in questa Mischia completamente cambiata in questo primo tempo, in questo secondo tempo. Anche il Valpolicella ha cambiato parecchio in Mischia nell'intervallo, vediamo come andranno, quindi come andrà il confronto fra i primi 8 uomini delle due squadre. In produzione di Boccarossa, Pesaro riesce a portare fuori bene l'ovale, Boccarossa arma Jobert, adesso palla per i tre quarti pesaresi, calcio alto da parte di Azzolini, forse troppo profondo, alla fine numero 15 Simoni chiama il mark e quindi fa respirare la sua squadra. Calcio che finisce in touch, Azzolini la gioca per se stesso, appena under di Jobert, vediamo se riuscirà a mettere in difficoltà la retroguardia del Valpolicella, così è, ne nasce quindi un calcio che finisce in rimessa laterale dopo aver rimbalzato in campo, quindi rimessa laterale del Valpolicella, ma la pressione in questo caso è tutta sui veneti. Sì. Un calcio da notare poi la furbizia dovuta all'estrema esperienza di Michael Azzolini, che rimette la palla in campo per se stesso e poi la scarica per Joubert, che astutamente gioca con un up and under che rimbalza in campo e va in rimessa laterale. Buona la touche per il Valpolicella, penso deve fare buona guardia lì in mezzo, lo fa la cerniera centrale di Pesaro, ha portato sempre buoni frutti in questo campionato. Adesso calcetto profondo di Simoni, che visto il vento decide di calciare basso, adesso up and under di Azzolini, ancora una volta forse un po' troppo profondo, però è bravo Simoni ad andare a catturare l'ovale, la palla che esce direttamente e quindi Pesaro che potrà andare a guadagnare una touche nella metà campo del Valpolicella. Simoni questa volta ha calciato da fuori della propria area dei 22, quindi il pallone per finire in touche, per essere giocato da dove usciva, doveva prima rimbalzare in campo e poi uscire. Così non è stato e quindi si riparte con una touche sui 30 metri nella metà campo del Valpolicella. Lancio sul primo blocco, tutto bene, anche se fa un po' di fatica Pesaro a entrare. Alla fine l'arbitro fa proseguire il gioco, palla per Doncor e lui ad andare allo scontro, andare oltre la linea del vantaggio, buona la sua percussione, palla per Jobert, per Paletta, Paletta che non va a largo ma decide di andare dentro lui, Pesaro mantiene il possesso dell'ovale, fa un po' fatica, a mio avviso anche un po' inutilmente, si poteva allargare quel pallone, tant'è Pesaro continua a giocare, Michael che prova a dare energia ai suoi, calcetto di Tontini, ma alla fine l'arbitro fischia un fuorigioco di Pesaro e quindi sarà calcio di punizione in favore del Valpolicella. Peccato, perché era una bella azione, ma a quanto pare De Angelis si trovava al di là della linea del pallone, determina quindi il fuorigioco, e questo è un pallone preziosissimo riconquistato dal Valpolicella, anzi si può dire tranquillamente regalato ingenuamente dai Kiwi giallorossi. Calcio di Simone che finisce direttamente in touche poco dopo la metà campo. Vai Valpo, vai Valpo! Manca l'ovale per giocare, un giocatore del Valpolicella fra l'altro a terra con il fisioterapista del Valpolicella entrato per accertarsi delle sue condizioni. Adesso il pallone c'è ma c'è ancora un giocatore a terra, quindi si aspetta un attimo prima di riprendere.
Pesaro che sicuramente non può stare tranquilla, visto che sono solo 6 punti a dividere le due squadre. Sicuramente il Valpolicella non ha messo tanta pressione ai giallorossi, ma è altrettanto vero che basta poco per accendere la miccia e permettere ai giocatori veneti il sorpasso. Quindi Pesaro deve fare di tutto per riuscire a mettere altro fieno in cascina e mettere in difficoltà e mettere altri punti tra sé e il Valpolicella. Adesso altro cambio per il Valpolicella, esce Baietta che tanto ha dato nel primo tempo, al suo posto Bellettato. Vai Valpo, vai Valpo! Touche per il Valpolicella, tutto buono, si gioca. C'è vantaggio, mani in rack da parte di Domper. E quindi per fare buona guardia, riconquista l'ovale, ma si torna sul punto del vantaggio precedente. Bravo Pesaro nella riconquista, peccato quel fallo eccessivo per Pesaro. L'arbitro aveva segnalato male il vantaggio, il Valpolicella pensava di avere un fallo contro, invece ha un fallo a favore. Vediamo che cosa deciderà di fare Simoni, che ha la palla in mano, vuole andare in touche. Vai Valpo adesso! Andiamo Valpo! Vai Valpo! Questa volta Simoni preferisce una touche, guadagnare meno terreno in touche, ma riuscire ad arrivarci, e così è. Touche poco dentro i 22 della Pesaro Rugby. E adesso è Pesaro a dover fare buona guardia alla sua area di meta. Buona la conquista, l'arbitro però ferma il gioco. Facciamo la roba semplici! Vai! Che cosa sceglie di fare il Valpolicella? Vai! Buono il lancio, ma è anche buona la difesa di Pesaro, che con Tontini riesce a rubare la palla. Adesso palla sicuramente per Jobert, che dovrà calzare via l'ovale. Così è. La palla rimane in campo, Pesaro deve salire con la linea. Vediamo che cosa deciderà di fare. Simoni trova un'ottima touche, a noi sembrava dentro, il guardaline non è della stessa opinione e quindi si torna con una touche sulla metà campo. Sì, un calcio che non è andato con precisione verso il campo, ma c'è un giocatore del Valpolicella a terra e l'arbitro ferma il tempo e anche l'incontro. Speriamo non sia nulla, sembra un problema o al ginocchio o alla caviglia per il giocatore. Si riprenderà, ricordiamo, con una touche in favore della Pesaro Rugby. Sì, in quanto il pallone è stato calciato dalla squadra attaccante e al di fuori della propria linea dei 22, e per far sì che la rimessa venga battuta nel punto in cui esca deve fare almeno un rimbalzo nel campo. E se così non fosse, il pallone va rimesso in gioco da rimessa laterale dal punto in cui è stata calciata la palla. Adesso vediamo che esce a spalle il numero 4 Nicolis del Valpolicella. Speriamo che non sia nulla di grave per lui. Entra così il numero 19 Bullio. Touche per Pesaro. Pesaro che decide subito di giocare fuori il pallone. Armano Ruffini, porta a terra l'ovale. Ma Pesaro si tuffa in rack e quindi la palla passa al Valpolicella con un calcio di punizione da posizione centrale del campo. Vediamo che cosa sceglierà di fare Simoni questa volta.
Abbiamo visto che l'estremo del Valpolicella ha un ottimo calcio. Vediamo se sceglierà di calzare in touche, così è. Touche sui 22, intanto si rialza il vento al Tecnobull Rugby Park e intanto si alzano gli applausi da parte della tribuna Solarium del Tecnobull Rugby Park, perché ci sono dei cambi importanti, perché vediamo che entra Caroli ed esce Ruffini, per lui qualche problema forse nell'ultimo contatto. Entra Dabalà per Boccarossa, ma soprattutto entra Luca Rossi per Simone De Angelis, ennesimo prodotto del vivaio pesarese, giocatore under 18, dicevamo prima, quest'anno sempre convocato in nazionale under 18, dove ha giocato per lo più come mediano di mischia. Oggi si ritrova a ricoprire il ruolo di ala. Adesso però è il Valpolicella a spingere dopo la touche. Gioca vicino alla rack, Pesaro deve fare buona guardia, deve stare attenta ai ripetuti tentativi dei giocatori veneti. Continuano a giocare vicino alla rack, come è ovvio che sia in una situazione del genere. Pesaro deve essere più efficace possibile nei placcaggi. Adesso provano a far uscire il pallone, ma continuano a giocare con gli uomini pesanti di mischia. Adesso aprono la palla con Musso ed Hendrix, che prova ad entrare. Buona la guardia dei giallorossi. Pesaro che riorganizza la linea. Adesso bravo Pesaro, ancora il placcaggio. Continuano ad aprire per Simoni sull'esterno. Buono l'offload per Campagnola. Vediamo se Pesaro riesce a mantenere alto, sembra aver riconquistato l'ovale Pesaro. Palla ancora ai giocatori in movimento, vediamo se l'arbitro decide di fischiare il turnover. E alla fine fischia turnover, davvero bravi i giocatori giallorossi, palla conquistata. Questo succede quando il giocatore portatore di palla va a contatto col pallone alto rispetto alle spalle ed entra alto sugli avversari e questi riescono a mettergli addosso le mani e quindi a tenerlo su, a non farlo andare a terra neanche con un ginocchio, e quindi il pallone non è più giocabile e allora palla contesa, palla alla difesa. Palla alla mischia pesarese, sarà introduzione di Dabalà. Vediamo Caroli svettare in seconda linea. Speriamo che Pesaro riesca a ingaggiare bene, dare una bella spinta per permettere una buona uscita del pallone. L'arbitro però richiama i primi 8 uomini delle due squadre. E questa volta è buona la spinta pesarese. Jawari tiene il pallone dentro, fa bene, perché alla fine arriva il calcio di punizione in favore di giallorossi. È cambiato qualcosa in mischia dopo il primo tempo, sono cambiati gli uomini, Pesaro sicuramente sta mettendo maggiormente in difficoltà i veneti in mischia chiusa. E ora cercherà di approfittarne con un calcio di Joubert per risalire il campo e andare a battere una rimessa laterale. Calcio non troppo profondo, forse poteva rischiare qualcosa in più Joubert. Speriamo che sia un buon lancio per Badone, che possa mettere in difficoltà quindi il Valpolicella e dare una buona piattaforma di partenza ai giallorossi.
Vai Walpo, vai! Esatto, si deve andare sul secondo blocco, inizia bravissimo il Valpolicella a soffiare il pallone, adesso il Valpolicella che imposta la molla. Vediamo il mediano di Mischia che dice di tenerla dentro, non la vuole far uscire, d'altronde stanno guadagnando metri i giocatori del Valpolicella. Adesso invece esce il pallone per il Valpolicella, Pesaro fa buona guardia con i suoi tre quarti, Paletta non riesce a mettere subito a terra l'avversario, ma comunque lo costringe poi a rotolare, quindi frena il gioco avversario. Adesso Pesaro deve riorganizzare la linea difensiva. Hendrix per la prima linea del Valpolicella, c'è un calcio di punizione in favore del Valpolicella, vantaggio in favore del Valpolicella, adesso palla persa dal Valpolicella indietro, ma si continua a giocare. Adesso è Pesaro che deve rincorrere i giocatori avversari e riuscire a rimetterli a terra. Pesaro che si riposiziona con la linea difensiva, ricordiamo che c'è un vantaggio in favore del Valpolicella. Adesso calcetto a scavalcare di Musso, numero 10, riconquista Jawari, ma si torna sul punto del vantaggio precedente. Alla fine c'è un giallo per Tontini che si lamenta, non si capacita bene di questa scelta dell'arbitro Taggi. Fatto sta che Pesaro adesso sarà costretto a giocare con un giocatore in meno per 10 minuti. L'arbitro ha punito la continua indisciplina da parte del giocatore di Pesaro, che alcuni sono partiti costantemente sempre da situazioni fuori gioco, e alla fine a pagarne le conseguenze di questo scotto è purtroppo Tontini, che dovrà star fuori, come detto da Matteo, per 10 minuti. Sembrava un calcio direttamente oltre la bandierina della linea di fondo, il guardaline Caprini, che però era lì, ha detto che invece sarà touche sui 5 metri. E molla per il Valpolicella, Pesaro deve dare tutto per riuscire a fermarla, c'è vantaggio per il Valpolicella, ancora si lotta un metro dalla linea di meta, l'arbitro però fischia il vantaggio, Pesaro deve stare attento se vogliono battere una veloce, vediamo che cosa sceglie di fare il Valpolicella, Hendrix però prende tempo, sembra che andranno nuovamente in touche. Andranno sicuramente in touche vista la superiorità numerica e l'assenza di Tontini nelle fisa di Pesaro. Nuova touche sui 5 metri per il Valpolicella. Vai Walpo, vai Walpo! Situazione molto rischiosa per i giallorossi. E alla fine però Pesaro sembra riconquistare l'ovale, così è, alla fine calcia la Recharte, ma deve riorganizzare subito la linea difensiva Pesaro, e il numero, il mediano di Mischia a suonare la carica, però bravo Pesaro a metterlo subito a terra, adesso è il numero 8 che prova a scavalciare, calcare con un calcetto, però è bravo Jobert a prendere la palla al volo e chiamare subito il Mark. Forse non la migliore giocata da parte di Fortunato, che poteva provare ad allargare il gioco, invece ha giocato per se stesso, ma ha trovato l'astuzia e l'esperienza di Jobert e anche la freddezza e la lucidità del giocatore sudafricano, ma ormai pesarese a tutti gli effetti. E quindi si riprenderà con una touche ancora per il Valpolicella, ma questa volta nella propria metà campo. Sì, è una grossa boccata d'ossigeno per i Kiwi, perché da un pallone recuperato, comunque allontanato dalla propria area di meta, sono riusciti poi a sfruttare un'ingenuità da parte dei giocatori del Valpolicella e ad avere la possibilità di mettere pressione al Valpolicella nella loro metà campo. Adesso un cambio nelle file del Valpolicella, Simoni quindi chiamato ai lavori forzati, passa da estremo ad apertura. Adesso buona la touche per il Valpolicella, Pesaro deve salire in maniera ordinata con la linea a calcio su Luca Rossi, che prende al volo e va soprattutto
a ricalzare il pallone nella metà campo del Valpolicella. Pesaro che adesso deve salire con la linea calcio lungo di Hendrix, prende però l'ovale Jobert, un po' indeciso sul da farsi, alla fine viene ingabbiato dai giocatori avversari. Palla ancora per i giallorossi, Luca Rossi in posizione di mediano di mischia, non sarà un problema per lui. Palla per Doncor e via a caricare, tanti metri per lui. Pesaro che prova questa volta invece a distendersi con i suoi tre quarti sull'out di sinistra, e Lucio questa volta a calciare avanti l'ovale, la palla finisce sull'out, ma sarà una touche per il Valpolicella decisamente pericolosa, quindi Pesaro che si riporta prepotentemente in attacco, vediamo se riuscirà a mettere ancora in difficoltà la squadra veneta. Pesaro sì che in questo caso ha deciso di aprire immediatamente il pallone al largo, di fissare l'uomo, aprire per poi mettere pressione al Valpolicella e tentare con un calcetto di andare oltre la loro linea di difesa, ma il possesso ora è in mano al Valpolicella che dovrà battere una rimessa laterale, ricordiamo però da dentro i propri 22. Buona la rimessa laterale del Valpolicella che imposta la propria mol, vediamo che cosa deciderà di fare. Il mediano alla fine decide di tirar fuori il pallone. E adesso il calcio in touche di Simoni. D'altronde al vento contro, non poteva chiedere di più al proprio piede. Pesaro che rimane quindi nella metà campo veneta, deve riuscire a fare il suo gioco per mettere nuovi punti di distacco fra sé e il Valpolicella. Dicevamo che non conta più nulla arrivare sesti o ultimi in classifica ai fini di una possibile retrocessione, che non ci sarà. È altrettanto vero che il Valpolicella non ci sta a chiudere il campionato all'ultimo posto in classifica e quindi sta facendo il suo gioco. Purtroppo però Pesaro che compie un'ingenuità e quindi c'è l'ennesima infrazione, l'ennesimo fallo dei giallorossi. Sono falli molto molto ingenui che purtroppo non ci si aspetta in certi momenti della partita, specialmente da giocatori più esperti, però quando succedono queste cose poi bisogna cercare di rimediare, lavorare a testa bassa e cercare di ribaltare ancora il non tanto il risultato ma più il possesso del pallone. Ci credono molto i tifosi del Valpolicella che hanno deciso di seguire la loro squadra, giusto così d'altronde. Adesso però è bravissimo Venturini a soffiare l'ennesimo pallone in touche, adesso è l'arrecciarte ad andare a contatto. Adesso buono il calcio di Jobert che però non trova impreparato Simoni, altro calcio lungo Jobert per Azzolini e lui chiamato questa volta a calciare l'ovale in touche, palla che rimane in campo. Adesso guerra di posizione con calci dall'una e dall'altra parte, c'è lì in avanti del Valpolicella, Pesaro però non si deve lasciar cogliere impreparato, adesso deve salire bene con tutta la linea difensiva, portare pressione e adesso ennesimo calcio del Valpolicella, questa volta la palla finisce in touche, quindi ossigeno per entrambe le squadre. Adesso l'arbitro che ferma il tempo per l'infortunio di un altro giocatore del Valpolicella. Sì, dopo una battaglia tattica costante tra triangoli allargati delle due squadre e i mediani d'apertura, alla fine Valpolicella a calciare la palla fuori e a tentare di mettere pressione, in questo caso a Pesaro, che dovrà cercare di rimettere il pallone in gioco e di giocare il pallone nella metà campo del Valpolicella. Intanto ricordiamo water break, visto comunque
il caldo relativo, ma in questi casi c'è l'opportunità per le squadre di usufruire di questo water break di qualche minuto per rifiatare, per reidratarsi, e anche seguendo anche qualche consiglio dei propri allenatori e dei propri preparatori. Intanto segnalano 2 minuti al rientro di Tontini, ricordiamo Pesaro sta giocando con un uomo in meno, adesso sarà Touche in favore di Pesaro, una palla che dovrà cercare di mettere in cassaforte. Padone al lancio, non il miglior lancio possibile, per fortuna però la conquista Pesaro, alla fine però Jawari non riesce a mantenerne il possesso e quindi Valpolicella con la palla in mano, do ancora al placcaggio, però riesce ad andare via Pietro Poli, davvero ficcante la sua azione e alla fine c'è il vantaggio per il Valpolicella. Pesaro sta facendo un po' di fatica nel contenere i contrattacchi dei veneti. Intanto per Pesaro è entrato anche il capitano Villarosa. Vediamo che apre il gioco il Valpolicella. Pesaro che deve fare buona guardia sull'auto e la Recharte porta fuori l'ala massarente. Vediamo che cosa deciderà l'arbitro. Mi era sembrato che ci fosse un vantaggio precedente, ma l'arbitro dà vantaggio acquisito evidentemente, quindi sarà Touche in favore di Pesaro. Sì, una bella azione giocata dal Valpolicella e la difesa di Pesaro però guidata appunto da esperti, Richard Paletta è riuscito a tenere l'inferiorità numerica, a ristabilire la parità e quindi poi anche a contenere l'avanzata dei tre quarti del Valpolicella. Speriamo in un lancio migliore di Bagone, in realtà non è un lancio preciso. Palla persa indietro, dice l'arbitro, quindi si gioca, non c'è nessun vantaggio. Palla per Valpolicella che continua a giocare. Pesaro che cerca di riconquistare l'ovale, fatica, alla fine c'è un in avanti del Valpolicella, si riprenderà con una mischia in favore di Pesaro. Non il miglior momento della partita per i giallorossi, speriamo che a breve potrà riprendere, ritrovarsi in 15 in campo. Fatto sta che è una partita ancora molto faticosa per la Fiorini Pesaro che guida nel punteggio ma con sole 6 lunghezze di vantaggio, vale dire che il Valpolicella è sotto break, una meta trasformata gli permetterebbe di portarsi in vantaggio, quindi Pesaro non si può assolutamente rilassare. No, e nel frattempo però nelle fila di Pesaro rientra la terza linea Giovanni Tontini dopo il cartellino giallo. Buona la mischia di Pesaro, Valpolicella fatica a contenere la mischia pesarese e quindi calcio di punizione in favore di Pesaro, decisamente particolare quello che è avvenuto. Primo tempo mischia dominante per il Valpolicella e secondo tempo mischia dominante, possiamo dirlo, per Pesaro. Sì, un secondo tempo dove veramente i cambi nelle fila di Pesaro si sono rivelati molto fruttuosi per l'allenatore Paolo Panzieri.
e adesso in una rimessa, in una mischia ordinata dove appunto il giovane Dabalà ha seguito le indicazioni un po' dei suoi compagni squadra più esperti e più veterani come Azzolini e Paletta, che gli hanno detto di tenere la palla, così ha fatto e così Pesaro è riuscito a guadagnare un calcio di punizione e a guadagnare una rimessa laterale. E si è visto quanto aiuta il vento, perché effettivamente ha fatto un calcio molto alto e poi il vento ha aiutato la palla ad andare fino oltre la metà campo. Adesso viene armato Caroli, vediamo se Pesaro riesce a dare continuità ai suoi compagni. Bravissimo Luca Rossi a evitare il placcaggio. Adesso Pesaro che prova a dare continuità al suo gioco con Tontini, Valpolicella che chiama i compagni per rimpolpare la linea dei tre quarti, e Pesaro che adesso va dentro con Paletta, e alla fine c'è una pulizia troppo animata da parte di Sacchetto, dice placcaggio al collo l'arbitro, quindi è nuovamente palla in mano al Valpolicella. Buono il calcio di Simoni che arriva fino ai 22 metri. Adesso Valpo, è il momento, adesso! Vai! Pesaro deve continuare a fare buona guardia. Vai Valpo, vai Valpo! Gasparini al lancio, vediamo se Pesaro deciderà di saltare in touche. Abbiamo visto che con Venturini saltato sul primo blocco è riuscito a rubare più di una touche in questa partita. Alla fine la palla la conquista il Valpolicella. Dai Valpo, dai Valpo! Vai Valpo, vai Valpo! E adesso ovviamente giocano vicino alla RAC. Pesaro deve fare buona guardia. Pesaro sta facendo buona guardia. Vediamo se Valpolicella deciderà di aprire il gioco. Il mediano di mischia sembra non averne la benché minima intenzione. Forse adesso dice ai suoi di sistemarsi poco più là, ma alla fine ad andare dentro sono sempre gli uomini di mischia. Adesso è Campagnola a trovare qualche metro di avanzamento, soprattutto c'è il vantaggio per Valpolicella. Bravo Fortunato ad andare dentro, adesso palla per i tre quarti del Valpolicella. E adesso palla quasi rubata, alla fine c'è un in avanti da parte del Valpolicella, quindi probabilmente si tornerà sul punto precedente del vantaggio. Addirittura l'arbitro richiama un giocatore di Pesaro, rimette la mano in tasca e altro giallo per Pesaro, questa volta sembra ai danni di Jobert. L'apertura di Pesaro, giallo importante perché comunque costringerà probabilmente Pesaro a giocare fino alla fine del primo tempo non solo in 14 ma anche senza la propria apertura, vale a dire senza il proprio metronomo. Adesso calcio di punizione per il Valpolicella con Simoni che si fa portare la piazzola per cercare di centrare i pali e quindi ridurre lo svantaggio. Questo è un giallo pesante, sicuramente l'assenza di Zubert in questi 10 minuti si farà sentire, però questo sta a significare che la partita non è finita finché l'arbitro non fischia, e anche se il vantaggio potesse sembrare abbastanza sicuro, non lo è, perché appunto sono solo 6 punti attualmente e quindi occorrerà rimanere lì sul pezzo fino alla fine. Ovviamente Simoni non manca la trasformazione, quindi Fiorini Pesaro Rugby 14, Valpolicella 11, solo 3 punti di differenza fra le due squadre.
Pesaro deve dare davvero tutto per riuscire a portare a casa questa partita. Azzolini predica tranquillità fra i suoi, speriamo che i compagni seguano davvero i suoi ordini alla perfezione. Adesso sicuramente Azzolini che si posizionerà nella posizione di apertura. E adesso palla nelle mani di Luca Rossi, e lui a fare un up and under, forse era meglio tenere in mano questo pallone. Pesaro deve organizzare subito la linea di difesa, non deve commettere falli adesso. Calcio di liberazione di Simoni, palla che termina fuori, si riprenderà con una touche tutta di marca pesarese. Ovviamente Pesaro non ha nessuna fretta di battere questa touche, vediamo un po'. Badone al lancio, speriamo questa volta che sia puntuale e preciso il suo lancio. Vai Marco! Palla sul primo blocco, però Pesaro fortunatamente riesce a portarla a casa. Adesso Pesaro deve metterla in cassaforte e tenerla per diversi minuti, non deve perderne il possesso. Da Balà che si porta dietro la palla. Calcio dalla base, tutti a salire, i giocatori di Pesaro, e soprattutto Simoni commette un errore non da lui proprio al termine di questa partita. Non aveva sbagliato nulla in tutto il match, e alla fine arriva un in avanti pesante per lui che darà modo a Pesaro di ripartire con una mischia chiusa. È un errore che può costare molto molto caro in questa fase della partita, perché non è solo a livello di punteggio ma proprio anche a livello mentale, perché sbagliare una cosa del genere in questo momento ti può tagliare le gambe a livello psicologico. Introduzione pesarese da Balà, serve una bella spinta per non perdere questo possesso, palla che esce subito, viene armato Sacchetto che li dà dentro per da Balà, c'è un bel guisto da parte del mediano di mischia pesarese. Pesaro che fatica comunque a mantenere il possesso ma riesce. Adesso Pesaro gioca vicino alla rack come è giusto fare in questa occasione, è andato dentro Doncor, adesso vediamo se andrà dentro un altro uomo della mischia, così è con Caroli, ma Pesaro perde un pallone delicatissimo, deve riuscire a metterlo a terra. Possesso del Valpolicella, Pesaro deve fare buona guardia, palla persa indietro. Pesaro deve distendersi, non deve dare spazio ai tre quarti del Valpolicella, Pesaro deve recuperare, e adesso palla per il Valpolicella e va in meta con Tesini. Una meta che grida vendetta per i pesaresi, ma d'altronde Pesaro l'ha giocata davvero male quest'ultima azione. D'altronde Valpolicella ha spinto per tutto il secondo tempo ed è arrivata la meta del sorpasso. Meta assolutamente meritata e cercata dal Valpolicella, che sfrutta una palla persa in maniera banale da Pesaro, proprio di fronte ai pali del Valpolicella, che poi hanno sfruttato la superiorità al largo. E così hanno fatto, e con un semplice 2 contro 1 hanno poi scacciato l'ovale in mezzo ai pali. Un peccato chiudere la stagione così per la Fiorini davanti al proprio pubblico, di certo non la miglior partita che si poteva giocare. Pesaro ha fatto vedere di non essere da meno a questo Valpolicella, ma forse come nell'ultima partita contro il Badia la squadra ospite ha dimostrato di avere
più garra e più voglia di portare a casa la partita. Adesso manca davvero poco al termine del match, vediamo se Pesaro avrà la possibilità di fare qualcosa contro un Valpolicella che guida nel punteggio per 18-14. Due palloni in campo. Pesaro tutto da rifare, si riprende il gioco al calcio. Marco Lastolini, palla alta, Pesaro che prova a conquistarla, palla però è del Valpolicella. Possesso adesso Valpo, possesso! Possesso la palla! Valpo, possesso! Ultima azione, palla in tribuna e a vincere l'ultima partita casalinga sul campo del Tecnobull Rugby Park e il Valpolicella per 18-14. Linea all'intervista. Finale di campionato amaro per la Fiorini Pesaro Rugby che nell'ultima giornata casalinga di campionato ha perso proprio all'ultimo minuto di fatto contro il Valpolicella, una partita molto combattuta. Sì, come ho detto, quest'ultima azione ragazzi è stata lo specchio purtroppo delle ultime settimane, una palla da tenere per vincere una partita, invece l'abbiamo persa banalmente, abbiamo preso quinta all'ultimo minuto. E purtroppo dopo la vittoria di Viadana c'è stato un calo totale, magari dovuto sia a noi di staff, ai ragazzi, tutto quanto. Credevamo di essere dei campioni e sicuramente farà bene mangiare un pochino di melma, perché è quella che stiamo mangiando adesso. Oggi non credo che ci sia niente da festeggiare per nessuno, anche se è una salvezza già matematica. Finire perdendo le ultime tutte le partite in casa non penso che sia un bel modo di salutare un onesto campionato. Hai detto un onesto campionato, Pesaro aveva fatto vedere di potersela giocare in questo campionato dove si diceva che il livello tecnico è effettivamente forse più alto rispetto alle altre gironi di Serie A, quindi nel campionato veneto. Poi alla fine, come hai detto tu, questa rilassatezza da parte della squadra in realtà serve sempre avere fame. Sì, ma è la cosa che sinceramente mi dà più fastidio, perché abbiamo fatto vedere che ci potevamo stare, poi abbiamo fatto vedere che potevamo concludere più che degnamente questo girone, invece abbiamo sbragato completamente, quindi è una cosa su cui tutti dovranno riflettere, società, staff, giocatori, tutto quanto. Cosa positiva di questa partita, l'ingresso in campo di Luca Rossi, un altro ragazzo delle giovanili giallorosse che riesce ad arrivare con la prima squadra. Sì, decisamente, ha giocato anche decisamente bene, ci vuole, fa sempre piacere quando un ragazzo che fa tutte le trafile delle giovanili poi viene a giocare con noi grandi, quindi non vediamo l'ora di lanciarne altri dei ragazzi giovani.